Riapri la tua azienda in totale tranquillità avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna. Benvenuti a tutti, siamo a Casarecchio di Reno, siamo in via Marconi, nel cuore di questo comune che si trova vicinissimo a Bologna. C'è la festa del gelato, è un altro momento bello, straordinario di festa di strada con tanti imprenditori, tanti commercianti, tante associazioni, tante realtà che si alterneranno in questa postazione, la nostra postazione televisiva dopo la notte bianca di via Andrea Costa. Siamo venuti qui anche in un altro comune, a Casalecchio, e in questa postazione televisiva andremo a raccontarvi questa festa, la voglia di stare insieme, la voglia di partecipare, di tornare. Migliaia di persone previste in questa serata e in questa giornata. Noi siamo qui per raccontarvi, incontreremo tanti protagonisti come siamo soliti fare, sono commercianti, sono imprenditori, le autorità, il sindaco, gli assessori, le associazioni di categoria, insomma sarà davvero una bella bella serata. Sergio Finelli che ci aiuterà a scoprire anche la bellezza di questo comune dove siamo, e allora partecipate insieme a noi a questa festa del gelato di Casalecchio di Reno con Teleromagna, Canale 14, con tvbologna.it, con TV Bologna anche su canale YouTube, e godetevi questa serata in nostra compagnia con questa grande alternanza di persone. E ci sarà anche questa sera un'inviata speciale, Sandrine Lasserre, che andrà un po' a curiosare anche nei vari punti di questa festa del gelato. E allora iniziamo. Festa del gelato, Casalecchio di Reno, si parte, si inizia, grande partecipazione da subito all'inizio, siamo con il sindaco Massimo Bosso. Beh, intanto una bella soddisfazione, sindaco. Sì, sì, è partito molto bene questa festa, anche molti ciclisti per la pedalata del gusto, e cioè il giro in tutte le gelaterie. Ci vorrà anche del tempo perché sono in tanti, quindi devono assaggiare e votare il gelato più bello e più colorato quest'anno, quindi è una cosa un po' particolare, no? E la festa è già piena ancora prima dell'inaugurazione, quindi evidentemente è come stiamo dicendo, la 18ª edizione è già diventata una festa tradizionale a livello metropolitano del gelato, quindi ha un richiamo molto ampio. C'è una collaborazione con il mondo dei commercianti, con le gelaterie in particolare, certo, ma tutti i commercianti che sono aperti, e anche col mondo del volontariato, e quindi un'ottima occasione di comunità, di pensare in leggerezza. E tra l'altro si è alzata anche una leggera brezza dal fiume, benissimo. E si sta molto bene. Sindaco, Casalecchio è assolutamente aperta, è vivace, è viva, c'è anche tutta un'estate casalecchiese, così? Sì, 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 al Lido abbiamo affidato un nuovo gestore, quindi adesso c'è un luogo di qualità che richiama anche il vecchio luogo della spiaggia dei bolognesi con le cabine, la sabbia, e quindi è proprio un luogo di qualità assieme alla Casa delle Acque, sempre al Lido, quindi iniziative culturali e di spettacolo. Gran Reno ha il cinema all'aperto, quest'anno ha ripreso dopo 3 anni, perché lì si è ristrutturato, poi c'è stato il Covid, dopo 3 anni ha ripreso il cinema all'aperto, anche quello di grande qualità, e quindi la festa del gelato, quindi diciamo che le occasioni non mancano, ecco. Bene, grazie al sindaco di Casalecchio di Reno, e adesso noi restiamo ancora qui ovviamente perché la serata è appena appena iniziata e diamo il via, eccoci. Partita la festa, festa del gelato, Casalecchio di Reno, un bel momento, e insomma con l'assessore alla sicurezza bisogna anche parlare di sicurezza un po', no? Da questo punto di vista, però adesso alle nostre spalle abbiamo anche il comando della Polizia Municipale, tutti i volontari, abbiamo visto la Polizia, sì, Carabinieri, però anche l'aspetto della sicurezza è importante perché stanno passando e passeranno migliaia e migliaia di persone, così, assessore? Sì, è così, è fondamentale, è una festa, come dicevamo, di tutta la città e della città metropolitana. È una festa che ci impegna da giorni per l'organizzazione, perché chiaramente qui veramente la sicurezza deve essere al massimo livello. Sono impegnate tutte le forze dell'ordine che come sempre collaborano con noi. Devo dire che effettivamente ringraziamo anche il metodo che stasera serata deliziosa. Deliziosa, fresca, e il risultato si vede. Siamo poco più delle 8 e siamo già pieni di persone. Quindi insomma devo dire che ancora una volta con la massima soddisfazione per questa festa. Assessore Parolani, restiamo comunque appunto a Casalecchio perché sono tante le iniziative, anche il sindaco parlava ovviamente del Lido, ma parlava anche del Gran Reno. Del Gran Reno, sì, se ne è parlato molto anche per l'aspetto delle baby gang, tante situazioni un po' complesse, però mi sembra che la situazione adesso sia serena, lo possiamo dire.
assessore? Sì, devo dire che abbiamo fatto... Guardi pure in camera così la vedono anche da casa. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con la prefettura, con il questore, col comandante provinciale dei carabinieri. Ci siamo adoperati fin dall'inizio, tutte le forze politiche e naturalmente amministrative, per cercare di capire il fenomeno e, come si può dire, arginarlo immediatamente. Noi ci siamo resi conto che se lo si lascia andare aumenta sempre di più, non tanto perché alla fine sono ragazzi, non è una roba, certo. Però è veramente un problema di gestione, di far capire loro che sono ben accetti e ci mancherebbe altro, sono giovani, ma ci deve essere delle norme di comportamento che una volta si diceva si chiamano educazione. Ecco, hanno bisogno, a mio avviso, di essere educati a comportarsi in maniera educata in mezzo agli altri. Abbiamo fatto questo sì, con garbo, però ci siamo riusciti. Devo dire, ne parlavamo l'altro giorno con il signor prefetto, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Assessore Paronanni, grazie, grazie davvero, buona festa del gelato anche a lei, che insomma se la godrà, anche se ovviamente deve coordinare e sovrintendere l'aspetto della sicurezza, e torneremo però a Casericco con calma per approfondire tanti temi, perché è davvero un comune bello e vivace che ci piace raccontare. Sono a vostra disposizione e benvenuti alla festa del gelato di Casalecchio. Grazie, grazie all'assessore, noi andiamo avanti a incontrare altri protagonisti in questa serata. Festa del gelato Casalecchio di Reno, incontriamo Federico Baroncini, perché Banca di Bologna, perché come detto parliamo del territorio, stiamo parlando di tantissime cose davvero belle, belle e particolari, la banca ci vuole sempre comunque. Casalecchio sta tra l'altro diventando per voi, l'avete scelto potenziando la vostra presenza dalla Croce ma anche proprio qui nel centro in via Marconi, è così Federico? Esatto, allora a breve, entro la fine dell'anno, alla fine dell'estate apriremo questa nuova filiale in via Marconi, che sarà di prossima ristrutturazione, proprio per potenziare la nostra presenza sul territorio. Provincia di Bologna è il nostro pane e vogliamo ulteriormente parcellizzarsi per ulteriormente essere a disposizione delle famiglie, delle piccole e medie imprese e di tutti quelli che cercano un interlocutore fidato, affidabile, presente, che non si nasconde dietro i numeri ma che fa banca un po' come siamo abituati a fare noi, cercando di riconoscere i clienti dalla faccia e non dai numeri. E questo è importante, perché il rapporto della relazione comunque con i clienti è molto una cosa fondamentale, perché siamo abituati a parlare sempre di rating, di tutto, che ci vanno ovviamente rispettati, però alla fine il rapporto è come dire con la persona, e riconoscere anche la validità di un progetto è una necessità reale di un'impresa ma anche di una famiglia, è così Federico? Il vero vantaggio competitivo delle banche del territorio è proprio questo, quello di cercare di fare banca con le regole che ci sono sul sistema, che ovviamente non possono non essere seguite, ma cercando di fare banca riconoscendo le persone e cercando di adattare il servizio proprio in funzione e in proporzione dell'interlocutore che abbiamo di fronte. Questo è sempre stato la nostra mission, è quello che ci ha contraddistinto fin da quando siamo nati, ormai più di 50 anni fa, ed è quello che ci permetterà di contraddistinguersi anche sul futuro, anche in una nuova sfida su una filiale nuova, quando il sistema bancario cerca di fare integrazione, economia di scala e accorpamenti, noi invece cerchiamo di andare controcorrente ulteriormente aprendo una filiale, che è un po' una cosa particolare, che non si fa più va detto, no, effettivamente. Anni. Esatto, è una nuova sfida che accogliamo e che. Che non vuol dire che non siete una banca digitale, no? Questo lo vogliamo dire, giusto? No, non vuol dire essere sul territorio, vuol dire fare la cosa fisica. Ecco, intanto qui c'è tanto vento su Casalecchio, ovviamente le trasmissioni on the road che sono belle anche per questo. Dicevamo digitale. Banca digitale, banca sul territorio, la banda ci sta accompagnando verso la fine dell'intervista. Per cui siamo presenti, lo saremo ancora di più e continueremo a farlo per sempre. Grazie Federico Baroncini, grazie, continuiamo, adesso c'è la banda qui a Casalecchio di Reno. Festa del gelato, Casalecchio di Reno, lo ripeterò tante volte, è davvero un bel appuntamento. Deborah Di Benedetto, il mielizia, il miele, perché con api, perché c'è un mondo particolare, abbiamo scoperto che le api vanno difese, no? Questo intanto è un primo aspetto, per cui voi siete una realtà che è cresciuta e che... D'accordo, dovete fare commerciale, attività, va tutto bene, però in realtà, come dire, difendete davvero un mondo bello e straordinario, così? Esatto, noi di Conapi siamo una cooperativa apistica, la più grande in Europa, con più di 600 apicoltori in tutta Italia, più di 110.000 alveari, e grazie a loro riusciamo a tutelare più di
5 miliardi di api su tutto il territorio nazionale che contribuiscono all'impollinazione di gran parte del nostro territorio. Allora, quando si parla del gelato, la festa del gelato, il gelato comunque l'alimentazione, per noi questa sera in qualche modo ci siamo fatti accompagnare, diciamo così, da tante realtà, abbiamo il pane, abbiamo il vino, abbiamo la birra artigianale, abbiamo il miele, insomma è importante dare un occhio a questa alimentazione, così? Sì, noi cerchiamo sempre di lanciare un messaggio per un'alimentazione consapevole, sana. Con i nostri prodotti cerchiamo appunto di proporre prodotti innovativi, gustosi e sani, tracciabili, perché è una garanzia che insomma è molto importante, e con una lista di ingredienti molto corta, quindi selezioniamo i migliori ingredienti cercando di tenere la neutralità di tutti i prodotti. La nostra forza è del nostro miele anche scegliere di non pastorizzarlo, quindi appunto di mantenerlo più naturale possibile, mantenendo una temperatura come quella nell'alveare in modo da trattenere le caratteristiche, le proprietà che ha. Allora, a noi piace anche perché tutte queste realtà e queste aziende sono aziende che valorizzano questo territorio, per cui c'è un grande lavoro su questo territorio, poi si guarda l'Italia, si guarda il mondo, poi guardate dove volete, però questa è la realtà e diciamo anche un territorio colpito dall'alluvione, perché ricordiamo che la vostra sede principale è proprio a Monterenzio, che la Monterenzio è bolognese molto colpita dall'alluvione, quindi anche lì è stata, come dire, una gara importante ad andare avanti. Sì, è stato dura, ce la stiamo facendo e comunque i lavori hanno ripreso subito, fortunatamente l'azienda non ha avuto molti danni, quindi per quello comunque diciamo che è un lato positivo. Adesso con calma, un po' di forza che comunque Monterenzio sta mostrando, andrà tutto bene, ecco. Bene, ed è anche per questo che ci è piaciuto coinvolgervi anche in questa nostra serata, in questa nostra postazione televisiva. Grazie a Deborah Di Benedetto, davvero grazie buon lavoro, e grazie ovviamente a Mielizia, grazie che ci avete accompagnato in questa serata insieme. Noi andiamo avanti a parlare di Festa del Gelato qui da Casalecchio di Reno. Marco Marcatini, siamo sempre qui, Casalecchio di Reno, via Marconi, un momento molto bello, Marco Marcatini, tanti ruoli, oggi partiamo intanto dal presidente del CAB, perché qui si parla di gelato e non solo, noi siamo stati, dico io, accompagnati in maniera assolutamente bella, serena, da tante realtà che fanno il pane, che fanno il vino, che fanno la birra, che fanno il miele, insomma alla fine sono realtà del territorio che lavorano, devono commercializzare, quindi sono aziende che hanno nomi e cognomi, però valorizzano il territorio, le tradizioni, insomma è un buon punto di partenza. Assolutamente, ma grazie anche a te che valorizzi queste esperienze. Da presidente del CAB sono venuto a verificare se i gelati alla frutta avessero bisogno di qualche materia prima che ogni notte offriamo all'interno del CAB. È bello perché il CAB, l'idea è quella di portarlo un po' fuori dal CAB, possiamo dire così? Uno dei punti che ci siamo impressi in questa nuova governance è di portare il CAB in città, ovviamente in città metropolitana. Sono 5-6 chilometri che separano il CAB dal centro di Bologna. Non era più accettabile che il CAB non fosse conosciuto. Anche io, prima di diventare presidente, conoscevo il CAB solo dall'uscita dell'autostrada. Quindi sono azioni che stiamo intraprendendo a partire dall'intervento che faremo sul mercato delle erbe, perché no, magari in questo lato della città abbiamo bisogno di collegare maggiormente la piattaforma con i punti vendita. La comunità deve conoscere che il CAB offre un prodotto di qualità e di sicurezza. Allora, Marco Marcatini, però con lei si può parlare anche di social business, perché c'è stata una prima giornata importante che ha avuto sede a Bologna con un respiro nazionale ed internazionale, però in questa serata mi viene da dire, dove ripeto stiamo parlando di imprese e di imprenditori, d'accordo, però alla fine c'è anche questa voglia di andare al di là del faccio un buon prodotto, lo vendo, ma voglio fare qualcosa di più, cioè c'è un aspetto anche di social business, posso dirlo? Guarda, se non è social business questo, dove comunità di piccoli imprenditori, perché questi operatori sono anche piccoli imprenditori, si ritrovano e fanno uno sforzo per una grande sfida sociale di cui oggi c'è bisogno, che è quella di aggregare. Esistono pochi luoghi di aggregazione, il food è un elemento di aggregazione, è una comunità di imprenditori che tradizionalmente si ritrovano anche in una provocazione di una festa del gelato, dove il gelato ancora è poco, però crescerà nei prossimi anni. Allora, voglio chiudere con Marco Marcatini perché abbiamo letto recentemente anche un bellissimo editoriale su questo tema sull'Osservatore Romano, quindi vuol dire in qualche modo che c'è una grande attenzione anche da questo mondo, insomma, vedete, dal Vaticano.
Noi abbiamo preso sul serio il pensiero di un premio Nobel che segue molto da vicino Bologna, perché la fondazione ha sede a Bologna, la fondazione Junus Italia, e il pensiero è: organizzate attività economiche sulle sfide sociali. E questo pensiero non solo lo vogliamo esprimere anche attraverso gli organi di stampa e la sensibilità del mondo cattolico, che è sempre stato vicino, ma anche attraverso uno strumento nuovo, che è quello del primo fondo Junus, del primo fondo social business. Bologna può essere la capitale del social business. Le banche italiane e gli imprenditori bolognesi possono considerare Bologna al centro di questo strumento. È uno strumento che dovrà servire a sostenere la nascita di tante nuove imprese che hanno come sfida primaria non solo quella di creare profitto, ma quella di affrontare le sfide sociali. Quindi anche perché creare profitto è giusto e corretto, perché vuol dire lavorare, vivere, dare da lavorare. È scontato, diciamo. Esatto, quindi va fatto. Lo diamo per scontato. Bene, grazie Marco Marcatini. Grazie davvero. Buona serata. Noi andiamo avanti sempre qui dalla nostra postazione televisiva a Casalecchio di Reno. In questa serata qui a Casalecchio di Reno, la festa del gelato, incontriamo Daniele Ognibene, che è uno storico, uno studioso, un ricercatore legato all'Università di Bologna, proprio per quanto riguarda il tema dell'alimentazione. Allora, noi questa sera, no, in questa serata dove stiamo come sempre raccontando i gusti, i sapori, le tradizioni, quindi, come dire, abbiamo il pane, abbiamo della birra artigianale, abbiamo del vino pignoletto, quindi di questi nostri colli con gaggioli, il pane, lo voglio dire, un panificio, caramelli, non è, lo diciamo perché effettivamente sono persone che lavorano con passione, con grande artigianalità, il birrificio petroniano, abbiamo il miele con mielizia, insomma abbiamo davvero tante realtà, e poi abbiamo il gelato che, diciamo, è presente a questa festa, la festa del gelato. Tutta questa alimentazione ci ricorda tante cose, Daniele Ognibene, così? Beh sì, ci ricorda... Intanto c'è la banda che ci passa le spalle per dire che è una serata davvero bella. È una serata bellissima. Di tradizione, di storia. Tanto è fresco, e quindi fresco, questo devo, insomma, dire però per raccontare quelli che sono i protagonisti del nostro territorio, che voi incontrate tutti i giorni quando andate a fare gli acquisti, a comprare, a fare la spesa. Daniele, assolutamente sì, perché Bologna è una città veramente piccola, è un mondo piccolo dove incontri, ad esempio, tu hai parlato di Calamelli. Calamelli è il fornaio con cui io sono cresciuto, abitando, colpo di scena, abitando qua. Non è un segreto. Però quindi per me è come un po' la mia Madeleine in questo caso, no? Però parliamo di cibo, perché Bologna effettivamente è nota come la Bologna la grassa, perché Bologna è abituata a accogliere centinaia di studenti, centinaia di persone, quindi ovviamente ha sempre dovuto almeno provvedere ai loro bisogni materiali. Qual è il bisogno materiale che tutti noi abbiamo? Prima di tutto è quello di mangiare. Oggi è sempre bello venire qua per trovare dell'artigianalità, di mestieri antichi, di mestieri che hanno saputo creare la storia di ciò e che anche noi mantenerla abbiamo. Ogni bene, e non anche è vero, saperla anche mantenere, certo che non è assolutamente facile mantenerla, e non solo, anche saperla cambiare, nel senso saperla cambiare e renderla come Bologna. Bologna è sempre stata una città dedita al cambiamento, dedita all'innovazione e al migliorarsi. Quindi è iniziata anche la musica, perché festa è festa, teniamo solo il microfono più vicino così sì, siamo tranquilli. Sì, assolutamente, no, senza musica non sarebbe festa. Senti, Daniele Ognibene, partiamo però anche dal gelato, no? Sì. Che è un po' uno dei protagonisti di questa serata. Certo. Bologna, mi dicono che nel mondo è conosciuta per il gelato. Adesso Bologna sta avendo veramente un grandissimo successo per il gelato, nonostante storicamente parlando i migliori gelatai venivano da Napoli. E la storia del gelato è una storia veramente, potremmo stare qui delle ore che non abbiamo, però mi piace ricordare che deriva soprattutto dal bisogno, da una moda nel 500 e nel 600 di bere freddo, perché alla fine il gelato nasce da quello, utilizzare della neve, del ghiaccio da mischiare con il vino, da mischiare con altri ingredienti e poter bere freddo, il che non è una cosa scontata, perché da un punto di vista medico, secondo la teoria galenica che era la base della dietetica e dell'alimentazione nel Rinascimento, bere freddo non faceva bene. Però alla fine anche la medicina ha dovuto accogliere questa moda, che ha portato poi nel 700 e nel 600 alle tecniche di creazione di sorbetti, di gelati che tutti noi conosciamo, ecco. Allora c'è tanta storia, cioè è bello sentire parlare Daniele Ognibene, perché devo dire che alla fine, certo, è bello sentire anche questo aspetto così storico, no, di sì, questo noi, noi storici dell'alimentazione siamo qui per questo, per ricordare, diciamo, che
che l'alimentazione dopo tutto è il nostro bisogno primario, ma è soprattutto un bisogno che l'uomo e le donne, l'umanità ha sempre saputo darci un aspetto culturale, come tutte le cose in cui ci si mette lo zampino l'essere umano, e quindi è un'espressione culturale dell'uomo. Daniele Ognibene, ma è giusto, una domanda forse un po' semplice e banale, però spesso si dirà una volta si mangiava meglio, una volta si mangiava sano, poi come dire, noi abbiamo cercato di coinvolgere ancora una volta l'artigianalità, cioè le persone che seguono la tradizione, seguono le ricette tramandate davvero di generazione in generazione, e qui parliamo davvero di realtà che hanno fatto questo, ma possiamo dire che si mangiava meglio, peggio, già ha senso? Ma allora, se noi parlassimo magari con delle persone vissute secoli fa, loro direbbero però voi almeno mangiate, il che non è una cosa da poco. Quindi abbiamo sconfitto la fame, fra virgolette, almeno noi che viviamo in paesi comunque dove siamo molto fortunati da questo punto di vista. Questo non bisogna sempre ricordarlo. Però io direi che la cosa importante è mangiare senza sentirsi legati a dover mangiare per forza quelle determinate cose, perché se si prova ad uscire dagli schemi poi si finisce male. No, la cucina da quel punto di vista è anarchica, è un'evoluzione continua, anzi evoluzione non è neanche il termine giusto, è un cambiamento continuo. Quindi l'importante è mangiare eticamente e diciamo ecologicamente, visto che è un tema molto importante, e queste sono scelte che noi donne e uomini del XXI secolo possiamo fare. Quindi oltre a guardare alla tradizionalità, dobbiamo guardare all'eticità del nostro mangiare, all'eticità che sia un'eticità sia a livello del benessere animale che del benessere lavorativo dei lavoratori. Questa è sicuramente, infatti, l'alimentazione è cultura anche in quello, è eticità, biodiversità, certo, eccetera. Daniele Ognibene, cosa possiamo leggere, oltre a quello che lei scrive, sta lavorato, insomma, ha studiato, ha pubblicato, so che sta, come dire, è pronto, sì, è in procinto di, quindi intanto la invito a fare questo perché è importante, però anche aiutarci a capire come approfondire questi temi anche dal punto di vista storico, perché sono bellissimi, anche tutta la storia del tortellino, abbiamo fatto la storia anche della pizza con un grande, certo, evento ai Portici, insomma, davvero tutto straordinario. Ma ci sono dei libri scritti da storici molto 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 più bravi di me. Io sono io. Beh, la storia si insegna una cosa, è l'umiltà, quindi no, io sono loro allievo, per cui gli devo anche tanto. Però ad esempio io i libri di Massimo Montanari, che è uno dei capostipiti della storia dell'alimentazione qui all'Università di Bologna, e Antonella Campanini, ha scritto dei meravigliosi libri sui concetti di identità e storia dell'alimentazione in Europa, che sono veramente fondamentali e che aiutano anche a vedere la storia dell'alimentazione da un punto di vista storico, e quindi senza, privo diciamo di quel bisogno che abbiamo a volte di avere una storia semplice per poterci attaccare a delle identità semplici. La storia ci insegna che in realtà siamo liberi, ecco, da queste identità. E di Daniele Ognibene cosa possiamo leggere? Di Daniele Ognibene io attualmente sto scrivendo un libro sulla storia delle spezie, perché Bologna aveva un importante ruolo nello smercio delle spezie, nello smistamento delle spezie in Europa, e anzi la storia delle spezie andrebbe rivista, perché erano prodotti più facili da trovare di quanto si pensi, e soprattutto hanno creato un substrato culturale in Europa che è fondamentale, nel senso che sono prodotti che vengono dall'altra parte del mondo, ma oggigiorno trovatemi dei piatti europei e che noi ci identifichiamo in questi piatti che non abbiano le spezie. Pensate al nostro tortellino, alla noce moscata che viene dalle isole Molucche, per cui è un prodotto che noi diciamo locale, ma ha una spezia che proviene esattamente dall'altra parte del mondo. Sto scrivendo questo libro, vi terremo aggiornati. Assolutamente, ne parleremo. E poi se volete su accademia.edu ci sono vari miei articoli, quindi se scrivete Daniele Ognibene, dei miei articoli sulla storia del vino, io mi occupo anche di storia del vino. E noi difendiamo il pignoletto. Noi difendiamo di OGG. Noi storici quando parliamo di diciamo di tipicità rischiamo sempre di essere, è un mestiere difficile e pericoloso, soprattutto in Italia, quindi non mi sbilancio, però diciamo che sicuramente i vini del nostro territorio sono belli perché dialogano con il nostro territorio. Penso anche ad altri vitigni meno conosciuti come la Lionza, il Negretto, sono vitigni che se impariamo a scoprire, impariamo a scoprire anche una parte di noi che non dobbiamo dimenticare. Allora, grazie a Daniele Ognibene, grazie davvero, grazie. Storico, ricercatore all'Università di Bologna, grazie, buona festa anche. Grazie mille, allora vado a mangiare un gelato e a bere, perché gli storici dell'alimentazione, oltre a studiare, devono bere e mangiare, sennò... È giusto, è proprio così. Noi andiamo avanti. Arrivederci.
Si incontra anche Matteo Giovanardi, che per noi è un po', come dire, il proprietario della Torre Prendiparte in quel di Bologna, ma è anche tutta la realtà di Parcolli. Io so che questa sera, Matteo, non posso parlare né dell'una né dell'altra, anche se l'ho già detto, perché tu arrivi con una terza proposta. Sì, vorrei raccontare sostanzialmente una storia, no? Che è una storia di una compagnia militare, antichissima e nobilissima compagnia militare dei Lombardi, che nasce a Bologna nel 1170 e, a parte l'università 1088, il comune di Bologna 1116 è l'istituzione più antica che si è conservata e non si è mai interrotta ed è viva tuttora. Quindi io volevo rapidissimamente darvi qualche informazione. E cosa su fate? Questa siamo storia. Curiosissimi, certo. Ma allora è la storia di una compagnia che nasce come sodalizio fra chi fuggiva dall'imperatore Barbarossa dal nord dell'Italia, quindi la compagnia dei Lombardi non si intende la Lombardia ma la Longobardia, quindi tutto il nord Italia. Fugge dall'imperatore, passa Modena, che era l'ultimo, era la zona franca, cominciava lo Stato Pontificio proprio a Bologna, e ottiene la ospitalità dai Benedettini di Santo Stefano, del complesso di Santo Stefano, delle sette chiese. Ecco che lì si forma questo gruppo che cresce progressivamente, poi si mette in armi quando le compagnie militari difendono il gonfalone della città, poi perderà l'accezione militare ma non si è mai interrotta e ancora oggi si compone di 50 famiglie che si incontrano una volta all'anno nella nostra sede che è dentro al complesso stefaniano. E quindi, al di là di queste poche pillole che vi ho raccontato, volevo soprattutto comunicare che, passata l'estate, abbiamo deciso, un po' anche con l'esperienza che io ho fatto di valorizzazione, di scoperta della torre, di aprire anche le porte a questa nostra sala con Simone dei Crocifissi, Giovanni da Modena, delle opere interessanti che possiamo mostrare e raccontare, appunto, una storia che incrocia la storia della città per 9 secoli. Bene, allora Matteo Giovanardi, la promessa è che noi verremo, porteremo le nostre telecamere della nostra trasmissione Obeia di tvbologna.it del canale 14 con Tele Romagna, e verremo anche con Sergio Finelli, perché lui, anche lui, ci aiuterà a raccontare tutto questo. Intanto grazie, perché questa è una anticipazione. Grazie a voi, è una chicca nuova. Bene, l'abbiamo portato a Casarecchio di Reno per raccontarci tutto questo. Grazie, grazie Matteo Giovanardi. Buona serata, arrivederci. Allora, in questa serata, in questa nostra postazione televisiva allestita qui, tvbologna.it, TV Bologna, Tele Romagna, canale 14, allestita qui nel cuore di Casarecchio di Reno, abbiamo incontrato anche il presidente di Confabitare, presidente nazionale, presidente di Bologna, ma in qualche modo a Casalecchio, anche Casalecchio è per voi un territorio importante. Dove ci siete? Siete presenti, presidente? Certamente, Casalecchio è un territorio importante per la nostra città metropolitana, per la nostra provincia, perché anche qui abbiamo un'alta percentuale di proprietari immobiliari, oltre l'80% di coloro che abitano e risiedono a Casalecchio sono proprietari di casa, e abbiamo tantissimi associati, quindi anch'io questa sera partecipo molto volentieri a questa festa per stare assieme a tutti i cittadini di Casalecchio, e non solo Casalecchio, che vogliono festeggiare qui in strada. Allora, il tema della casa è un tema sempre caldissimo, no? Ultimamente devo dire che ci sono tante ricerche, c'è tanto dibattito su questo tema, perché c'è bisogno di casa, c'è il tema dell'Airbnb, c'è il tema che mancano le case per gli studenti, però non è colpa dei proprietari immobiliari, o solo in parte, non lo so, Presidente, mi dica. No, assolutamente non è colpa dei proprietari immobiliari, non dobbiamo mettere sulle spalle dei proprietari immobiliari queste responsabilità. Qui la colpa è che mancano le politiche abitative sia a livello locale, ma soprattutto manca anche un piano casa nazionale, perché il tema degli alloggi agli studenti, degli alloggi ai lavoratori che vengono da altre città, degli alloggi anche alle giovani coppie, alle famiglie che si vogliono sposare, alle famiglie comunque che sono già anche sposate, va visto in un'ottica complessiva. Perché un proprietario oggi decide e si avvicina più volentieri agli affitti turistici, ai cosiddetti B&B, e non agli affitti tradizionali? Perché? Perché noi, tra l'altro, abbiamo fatto anche un sondaggio tra i nostri associati ed è emerso un dato molto importante, perché sarebbe facile pensare che tutto ciò avviene per un discorso di facile guadagno. In realtà non è questo. Questa è l'ultima delle risposte. Le vere risposte sono perché affitti con gli affitti turistici o i B&B non corri il rischio delle morosità, non corri il rischio delle occupazioni, certo. E non devi ricorrere al giudice
per dover dare lo sfratto a un inquilino che non ti paga l'affitto o che occupa abusivamente il tuo alloggio. Quindi ragioni molto concrete che vanno al di là, dice lei, del soldo, cioè del guadagno. Esatto, quindi il tutto va visto non ponendo dei limiti, dei vincoli ai proprietari dicendo se vuoi fare il B&B devi affittare almeno a un turista che viene per tre notti, eccetera. Il vero problema è dover affrontare in modo complessivo il piano casa per risolvere tutti i problemi legati alla morosità, legati ai tempi lunghi per ottenere uno sfratto, una liberazione di un immobile, e allora lì vedrete che i proprietari tornano volentieri ad affittare alle famiglie tradizionali, anche perché, per chiudere questo ragionamento, non pensate che un proprietario faccia piacere sempre essere impegnato per andare a mettere un inquilino che arriva, che sta tre giorni, certo, e poi dopo va via, ne arriva un altro inquilino turista che ci sta una settimana, eccetera. Al proprietario fa anche piacere avere una situazione tranquilla, stabile, dove vai a mettere una famiglia in casa tua e sai che questa famiglia sta lì per anni e non ti crea problemi. Allora, Presidente, e questo è anche il ruolo dell'associazione, no? Far presente queste cose e rappresentare davvero tante persone, per cui, come dire, Confabitare c'è, fa il suo lavoro. Sì, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile per tutelare i proprietari, per tutelare i nostri associati e per portare questa voce di questa categoria sia all'interno delle amministrazioni comunali qua locali come Bologna, Casalecchio e gli altri comuni dell'area metropolitana, ma anche a livello nazionale con il governo e con il Parlamento. Grazie al Presidente Alberto Zanni, grazie di essere passato alla nostra postazione televisiva qui in via Marconi alla festa del gelato di Casalecchio di Reno. Grazie davvero, buon lavoro e anche buona estate a questo punto, Presidente. Grazie a voi e buona estate anche a voi. Grazie, noi andiamo avanti, non ci fermiamo. Questa serata qui da Casalecchio di Reno per la festa del gelato, tutto si sta preparando, quindi insomma qui si andrà avanti molto a lungo, perché vedrete anche cambiare tanto lo scenario alle nostre spalle, però incontriamo anche il presidente di Sogesa, Armando Ballotta, incontriamo anche Monica Crovetti, che insomma una parte molto importante anche quando il tema della comunicazione, insomma queste piscine le abbiamo aperte, abbiamo fatto una bella puntata, una bella obeia in piscina e allora il tempo sembrava, finalmente adesso il caldo è arrivato. Presidente. Sì, effettivamente il caldo è arrivato anche troppo. E piscine aperte. Le piscine sono aperte, funzionano tutte regolarmente, l'affluenza è buona, non abbiamo avuto problemi. Direi che ne sa di più Monica dell'aspetto tecnico di come funzionano le piscine. Però Sogesa è tantissimo, Sogesa, sì. No? L'abbiamo raccontato, certo, però certo. Effettivamente lo ricordiamo in maniera, sì, molto sintetica. Stiamo facendo quasi 10.000 persone al giorno di ingresso. Accidente. Per cui la voglia di nuotare c'è? Sì, di stare soprattutto al fresco, all'ombra, in costume, insomma. Cioè, perché ricordiamo che piscine Sogese significa comunque, sì, certo, al chiuso, all'aperto, insomma tutte, certo, le possibilità. Sì. Sì, tanti impianti. Dove andrebbe lei, Presidente, domani? Ah, io andrei. Dopo domani, dove andrebbe? Ah, io a Castel d'Aiano, visto che sono vicinissimo ed è comodo. Poi è una piscina molto tranquilla, nuova, appena acquisita quest'anno. Le altre si stanno già a difendere da sole e hanno già il loro giro di clientele, di quant'altro, per cui questa è la nostra appena neonata, vediamo, speriamo che domani ci sia gente. Allora, Sogese, quindi come dire, basta digitare per avere tutte le informazioni su dove sono le piscine, sì, dove sono aperte, questo lo diciamo, ripeto, perché penso sia bello in questo momento dare tante opportunità a chi non si può spostare né al mare né sull'Appennino, ma effettivamente può godere di questi momenti, sì. Sì, 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 le informazioni ci sono, il sito c'è. Sì, sì. Aggiornato. Monica, ecco, è aggiornato. Poi ci sono anche i campionati, bisogna parlare perché ci, sì, sono i campionati. Speriamo, cioè vogliamo essere il mare in città, perché tante persone sono ancora a casa, non possono fare le vacanze, hanno dei bambini piccoli, le famiglie, e quindi pensiamo che la soluzione della piscina per passarsi una giornata, anche nei giorni feriali, siamo aperti tutti i giorni, 7/7, per chi vuol fare dello sport, adesso farlo all'aperto è un po' difficile, certo, perché è molto caldo e come si dice in piscina non si suda, e quindi esatto, acquagym, idrobike, nuoto, tantissime attività che puoi fare in piscina. Benissimo. E quindi insomma
pensiamo di essere una buona soluzione per chi rimane in città. Chiudo col presidente perché bisogna parlare di campionato, qui l'agonismo è avanti, no? Ci sono, le vittorie, le medaglie, arrivano tanti bei risultati, così? Sì, in questi giorni abbiamo partecipato, le ragazze convocati stanno partecipando ai campionati europei assoluti in Ungheria. Abbiamo aperto col botto perché il primo giorno di gare Giulia ha vinto i 100 assoluti, per cui dopo la vittoria in mondiale di categoria questo consolida proprio una... Che la ragazza che era nella trasmissione, sì, no? Era con noi, quindi insomma abbiamo portato anche fortuna nello sport. Lei è brava sicuramente. Sì, no, ma è stata molto contenta anche dell'esito della trasmissione, i contatti, gli amici. Certo. È partita carica, abbastanza carica, questa era la gara alla quale teneva particolarmente. E è riuscita a tenere sotto controllo le altre e ha vinto bene. Adesso abbiamo altri due giorni di gare, altre due distanze, vediamo cosa ci succede. E allora qui a questo punto a settembre ne riparleremo per fare i complimenti a chi molto ha vinto volentieri. E con il presidente di Sogese Armando Ballotta e con Monica Crovetti, sempre Sogese, grazie davvero. A voi. La festa del gelato che a Casalecchio è solo all'inizio. Buona solo all'inizio. Sì, esatto, adesso andiamo a vedere i vari stand che sono in allestimento. Grazie. Questa è una sorta di pre-festa, no? In tutte le grandi trasmissioni c'è sempre un pre, quindi questo è l'inizio perché sta per iniziare, sta per questa festa del gelato Casalecchio di Reno, il birrificio petroniano, e siamo con Daniele Filippi perché noi vogliamo raccontare intanto l'artigianalità delle cose, questo è molto importante, e la tradizione e la passione, così Daniele. Buonasera a tutti, il birrificio petroniano nasce da un'iniziativa che vuole legare il territorio all'artigianalità, quindi birra artigianale. Birra fatta da due soci in particolare, uno è il birraio e l'altro è il fornaio. Tieni il microfono vicino, vai. Scusate, qua vediamo in effetti una birra che è un connubio fra la birra e il riutilizzo del pane tostato, quindi del pane del giorno prima. Quindi anche un tema del panificio calamelli, così già lo diciamo che poi dopo ne parleremo. Sì. Certo, deve essere così anche perché questa sera anche il pane è protagonista. Esatto, e questa birra è anche un tema di circolarità, cioè di riutilizzo della materia prima che in qualche maniera potrebbe essere scartata. Allora, birra artigianale, intanto diciamo tre professionisti, però anche, ci vuole anche la passione, la voglia di fare qualcosa di artigianale, in questo caso la birra è così? Passione, tanta pazienza e poi vediamo che il risultato è che le persone sono contente. È un prodotto che quando lo offri la gente ti ripaga con un sorriso, è una cosa molto piacevole. Allora, voi valorizzate anche il territorio perché siete a Mongardino, quindi sopra Sasso Marconi, quindi siete, potremmo dire, all'inizio di quello che è l'Appennino che noi raccontiamo con tanta soddisfazione. Avete, come dire, rimesso in piedi una situazione, risanato, insomma, dove poi avete creato il vostro birrificio, magari puoi dire l'indirizzo, tanto non è pubblicità, qui c'è gente che ha passione, poi giustamente è bene che tutto funzioni al meglio. Però è così, sì. Assolutamente, noi qua siamo un po' fuori zona, ma devo dire che noi accogliamo tutte persone fuori zona perché arrivano da tutta la provincia. Abbiamo recuperato una vecchia locanda ristorante con anche del terreno circostante dove abbiamo dentro un piccolo impianto di produzione che ha permesso di fare tutte le ricette. Il grosso della produzione, come quasi la maggior parte dei birrifici artigianali, facciamo in beer firm, cioè ci appoggiamo a un altro birraio in cui il mio birraio va con le sue ricette e produce la birra. E quindi insomma c'è una grande anche sinergia, potremmo dire, lavorare insieme. Assolutamente, ognuno di noi porta, dei tre soci porta una sua competenza, io a me porto quella dei numeri, ma anche quella parte più noiosa. Ci vuole quella assolutamente, però, perché alla fine il business plan bisogna farli, sennò non funziona. Il birraio porta la birra e il fornaio porta queste sinergie, soprattutto quei lieviti che è il componente principale della birra. Quindi la birra anche col pane si abbina molto bene. Assolutamente, addirittura quindi... nelle birre che non hanno il pane come questa, il sentore, uno dei sentori tipici è appunto la crosta di pane. Quindi uno dei sentori molto apprezzati della birra artigianale. Quindi il pane si può usare sempre comunque, quindi ringraziamo comunque il panificio Caramelli perché siamo certi che si può usare. Tra l'altro adesso in questo periodo anche l'ambiente circostante è favorevolissimo perché c'è una brezza e un fresco che attira tantissime persone, è una birra fresca in un ambiente con questa calura, è sempre piacevole bere. Va bene, festa del gelato Casalecchio di Reno, grazie a Daniele Filippi, birrificio petroniano. Sasso Marconi. Grazie davvero. Grazie. Andiamo avanti. Festa del gelato Casalecchio di Reno, Ivan, cooperativa Eventi Bologna, un momento bello, siete gli organizzatori. Una grande soddisfazione, devo dire. Sì, una serata bellissima, c'è tantissima gente, si sta bene, è fresco. E il parcheggione col food è già pieno, tutti si stanno divertendo, c'è tanta musica e tantissimo gelato, quindi una serata bellissima.
Insomma, Casalecchio ha risposto bene, sta rispondendo bene. Sì, come sempre Casalecchio ha risposto bene. C'è tanto gelato di qualità a Casalecchio. I maestri gelatieri qui a Casalecchio si impegnano, ci credono alla festa e danno una collaborazione assoluta. Il comune di Casalecchio ci crede, ci sostiene, le associazioni di categoria, quindi tante forze unite, viene una bellissima festa. Noi stiamo raccontando anche l'attività di questi artigiani, questi commercianti, questi imprenditori, perché è bello, no? Sono alla fine, come dire, hanno un aspetto economico, commerciale, ma anche sociale, così. Assolutamente, c'era voglia di uscire. Il microfono vicino che la musica è forte. C'era voglia, sì. C'era voglia di uscire quest'anno ancora più dell'anno scorso. Si vede, c'è tanta socialità, c'è tanta voglia di stare insieme, c'è tanta voglia di divertirsi. Va bene, grazie, grazie davvero. Grazie per essere passato. Alla prossima, al prossimo evento. Alla prossima. Grazie Ivan, grazie. Noi andiamo avanti. Continuiamo qui dalla festa del gelato, adesso andiamo a incontrare Nino, una realtà, un'associazione, un bastone per l'Africa, un grande impegno per i bambini, ma non solo, che hanno problemi perché non ci vedono e quindi la raccolta di tanti oggetti. Da tanti anni che fai questa attività, chiedi un aiuto e poi lo porti direttamente nella tua terra, in Algeria, è così Nino? Sì, così è così, così. Noi siamo un'associazione che si chiama Un Bastone per l'Africa, raccogliamo fondi per prendere del materiale per disabili, visivi, e cerchiamo di renderle indipendenti. E quindi chiedi in qualche modo anche la collaborazione di tutti, nel senso che tu ci metti l'impegno, il volontariato, sì, la passione ovviamente. Abbiamo il nostro sito, andiamo direttamente in Algeria, dove viene con me anche la Valeria, da tanti anni, 20 anni, vengono dei medici, l'Istituto Cavazza con me, e raccogliamo questi fondi che compriamo del materiale, tutto quello che serve per i bambini disabili visivi. Perciò organizziamo una festa che è il 13 ottobre, la facciamo all'Hotel Savoia, c'è un po' di pubblicità. Certo, e poi diamo anche tutti i riferimenti dell'associazione, sì, perché chi ci segue, sì, voglia e deve collaborare, cioè noi può collaborare. Abbiamo un conto nostro che si può versare dei soldi dentro, delle donazioni, oppure si può comprare direttamente il materiale e ce lo danno a noi. Tutto molto trasparente, sai che oggi la trasparenza è fondamentale, quello che ricevi tu compri. Non passiamo da nessuna associazione, diamo direttamente il materiale ai bisognosi, non abbiamo tramite, lo portiamo noi direttamente, viaggia con noi e lo distribuiamo direttamente noi. Un bastone per l'Africa, quindi come vi si trova? Dai un po' di indicazioni, il sito tra l'altro nuovo, nuovissimo, tutto rifatto. Sì, abbiamo un sito, unbastoneperlafrica.it, gestito proprio dall'Istituto Cavazza. Si può vedere, si può fare le donazioni su questo sito, si può vedere le foto, i nostri viaggi, tutto quello che abbiamo fatto in questi 20 anni. C'abbiamo anche la pagina Facebook che è Un Bastone per l'Africa e niente, così. Bene, grazie, grazie davvero a Nino, grazie anche a Valeria perché il supporto è fondamentale e noi andiamo avanti a raccontarvi tante cose in questa serata. Casalecchio di Reno, Raffaella Pannuti, Fondazione Ante, in realtà c'è una piccola grande storia perché Ante, sì, è nata a... A Casalecchio, Ante è nata a Casalecchio, noi abitiamo, la famiglia Pannuti abita da ormai oltre 50 anni a Casalecchio e quindi devo dire che per noi è un paese, è il centro della città metropolitana. E quindi questo è non incredibile. Lo diciamo, però hanno fatto bello e molto positivo. Sì, sì, molto. Senti, in questo periodo estivo, cioè l'Ante lavora tutto l'anno ovviamente, sì, questo momento estivo probabilmente ci sarà un impegno ancora maggiore, immagino. Sì, no, infatti l'impegno ancora maggiore vacanze, perché dobbiamo gestire le ferie e le vacanze dei nostri medici e dei nostri infermieri che però continuano a lavorare ovviamente 24 ore su 24, anche su nella montagna. Noi qui da qui partiamo per andare a Porretta e devo dire che molte persone da Bologna vanno a fare ancora le vacanze a Porretta e i nostri medici che lavorano in quelle zone andranno in vacanza poi a settembre, quindi devo dire che abbiamo trovato un equilibrio. È anche una cosa molto particolare che non si trova nel resto dell'Italia, è proprio questa capacità di fare in modo che il sofferente di tumore anche in fase avanzata avanzatissima da Bologna possa continuare a fare le vacanze che ha fatto da sempre pur avendo l'assistenza sanitaria, quindi bellissimo. Allora un'ultimissima cosa al volo perché siamo in periodo, non è una cosa bella, di dichiarazione dei redditi, sì, però c'è sempre quel quadratino dove uno può dire sì, il 5 per 1000, tanto la dichiarazione dei redditi noi non c'entriamo, però si può scegliere che una
parte di questa, di queste tasse, ecco, possano andare anche all'Ante. Quindi mi raccomando, il 5 per 1000 per l'Ante. Noi siamo qui a Casalecchio, lo ricordavamo prima, qui c'è anche il nostro punto verde, il Charity Shop, ecco, diciamo un negozio di solidarietà, ecco, quindi bene, i nostri volontari sono attivi anche d'estate durante le sagre. Perfetto, grazie a Raffaella Pannuti, grazie, grazie a voi. Fondazione Ante, Casalecchio 5 per 1000. Festa del gelato Casalecchio, a tra poco. Sempre Casalecchio di Reno, sempre via Marconi, nella nostra postazione televisiva, proprio all'inizio, si sta ancora finendo di allestire, di preparare per dare via libera a tutto, con Silvana Fusari, Bologna for Community, ma non solo, c'è una grande attività di volontariato, c'è una, tutta un'attività che viene fatta insieme anche al Bologna Calcio, avete portato allo stadio tantissime persone a vedere la partita, persone con qualche problema fisico e non solo, però davvero un grande impegno, così Silvana? Assolutamente, un impegno meraviglioso che ci ha reso veramente felici, è stato un anno di pieno successo, non solo nell'ambito del calcio ma anche accompagnando le persone a Sotto le Stelle del Cinema, al mare, a fare gite. Le domeniche sono regalate dai volontari della Io sto con l'Onlus a tutte le persone che ne hanno necessità, nell'ambito della disabilità o le persone anziane. Quindi insomma un bel impegno e anche un impegno a cui si può partecipare anche come volontari, è così? Assolutamente, il programma volontario per un giorno della Io sto con Onlus, 5 per 1000, Io sto con Onlus, certo. Vi aspettiamo, tutti i ragazzi che hanno la Younger Card possono partecipare al progetto proprio vivendo l'esperienza diretta della vita del volontario. E dove lo facciamo? Lo facciamo allo stadio, accompagnando le persone con disabilità e gioendo tutti quanti insieme, tifando Bologna. Quindi tifando Bologna, Bologna che si sta adesso, come dire, allenando, preparando per la nuova stagione, e quindi buon lavoro anche a voi che vi state preparando per la nuova stagione. Noi ci stiamo preparando e alla grande, perché stiamo anche organizzando l'evento per dire no alla violenza sulle donne con disabilità. Grazie Silvana Fusari, grazie da Casalecchio di Reno. Grazie a tutti voi, buon divertimento, gioia, perché la rete fa questo. Andiamo avanti. CNA è tra i protagonisti di questa festa del gelato di Casalecchio di Reno, siamo con Simonetta Soverini che rappresenta il mondo di CNA, il mondo quindi degli artigiani, della piccola e media impresa, per il territorio di Reno, Lavino e Samoggia, quindi siamo in queste zone di fatto, Val Samoggia, insomma tante belle realtà. Dicevo, una festa importante, la voglia di tornare per strada con le attività, con le... noi stiamo raccontando anche di tante attività in questa serata e non è un momento per fare pubblicità, ma per raccontare delle persone che lavorano, che si impegnano anche in un momento così particolare e difficile. E CNA, questo è un bel territorio, Presidente. Questo è un territorio molto ampio, molto vasto e nella nostra area diciamo che abbiamo una buonissima parte di associati, quindi siamo tra quelle che raccolgono il maggior numero di adesioni da parte dei soci di CNA. E quindi Casalecchio in quanto tale è uno dei suoi punti principali, insieme a Zola, ognuno... in quest'area rappresenta un po' le sue peculiarità e caratteristiche, quindi Zola più industriale, Casalecchio. Anche il microfono più vicino, così lo sentono bene. No, ma non sono abituata. No, ma non c'è problema, io glielo dico ma con grande tranquillità, proprio così da casa ci sentono bene. Quindi ce ne ha un ruolo importante, perché comunque, come dire, il mondo anche dell'associazione, cioè lo stare insieme, stare uniti, poi in questi ultimi anni tra il Covid, una guerra, la crisi energetica, adesso l'alluvione, cioè... Il tema dello stare insieme è importante. Il tema dello stare insieme è importante ed è anche importante rappresentarci in modo adeguato. E da socia di CNA ormai da tantissimo tempo e che si è anche impegnata in prima persona in questo ruolo, ci ho sempre creduto. E porto avanti questi temi che sono quelli dell'artigianalità, dell'imprenditorialità e del fare artigiano, del fare in tutti i sensi. Grazie, la ringrazio anche di aver fatto l'intervista con noi, grazie davvero, e quindi la lasciamo adesso a questa bellissima festa e noi andiamo avanti. Buona festa a tutti, buon gelato e non solo. Franz Campi qui a Casalecchio, per forza, sono vissuto tanti anni qua, sono di casa, la mamma qua sei di casa, parenti. Anche dal punto di vista artistico, perché anche, a pochi metri da noi c'è un teatro bello e straordinario, esatto. Dove hai fatto un bellissimo spettacolo, uno scoop tra l'altro, prima ancora. Vai. Qui sotto, proprio qui sotto al tranvia, noi siamo in via Marconi, molti anni fa,
Io avevo la sala prove che mio nonno mi aveva messo a posto una piccola cantina presa in affitto e suonavamo qua sotto. Che meraviglia, proprio dai, meraviglia. Son di casa. Meraviglia, però dicevo uno spettacolo che certo, è andato molto bene qui al teatro bene, di Casalecchio. Molto bene, prima di questo spettacolo che si chiama Il sentimento prevalente, tra l'altro l'ultimo disco, una cosa fatta con Alessandro Vanoli come scrittore, la regia era di Maurizio Cardillo, le musiche mie di Davide Belvisi, insomma una bella cosa, e tanto che è andato così bene che adesso l'ultimo dell'anno torneremo qua con Giorgio Comaschi e faremo Canzoni da mangiare, una serata divertentissima, si brinderà alla fine tutti insieme, poi alla fine dello spettacolo riprenderò a suonare all'aperto per quelli che vorranno affrontare il freddo. Ah, che meraviglia! Quindi l'ultimo dell'anno sembra lontano, però intanto preparatevi, segnate alla fine insieme a Giorgio Comaschi, che tra l'altro salutiamo, però non solo adesso, fino al 4 agosto sì, c'è questo appuntamento, questa Libri cosa qua, e Storie di sport. Questa è la terza edizione di questo festival dove si racconta lo sport in modo diverso e soprattutto si parla attraverso il teatro e quindi i grandi testimoni e narratori dello sport attraverso i giornali. Per esempio ci sarà una serata di Catacivolani, il nostro decano che è scomparso due anni fa, e facciamo una grande serata con gli amici, i parenti, le ragazze verrà Renzo Olivieri, il toscanaccio che ha guidato il Bologna per tanti anni, e poi ci sono tanti spettacoli teatrali, dicevo, molto belli. Uno, Passi, è la storia di Arnon Pamic, un maratonetta che si è salvato dalle fosse, insomma dalle foibe, perché grazie al suo talento. Poi dopo c'era una cosa su Bartali, che nel Giardino dei Giusti ha combattuto, diciamo, in silenzio, non sapeva niente, però faceva la staffetta per la resistenza, e tante bellissime storie fino al tripudio finale del 4 agosto, il basket, che è il mio sport preferito. Trasmetteremo pubblicamente per la prima volta il documentario dell'NBA Hope City dedicato a Bologna, e l'anteprima nazionale del trailer del successo di Caserta, l'unica squadra del sud che ha vinto lo scudetto, che adesso uscirà per la Rai. Senti Franz, allora siamo a Casalecchio, però qui siamo comunque a Bologna, le bolognese, città certo, metropolitana. Tu sei anche un simbolo della bolognesità, è così? Sorbole. Però insomma, beh, sì, è certo, bello, cioè, nel senso che è una cosa che curi. Mi piace moltissimo. C'era un giornalista che diceva: tu devi avere una dimensione nazionale, devi perdere questa S. Dico sì, anche è vero, ma se poi non funziona perdo l'S per niente, allora no. Allora, grazie a Franz Campi, grazie anche alle tante a te, attività. Quindi il 31 dicembre lanciamo qui Teatro subito, di Casalecchio di Reno, sì, con sì, Giorgio sì. Comaschi. E poi ci sarà Canzoni. Che scuola hai fatto tu, il liceo? Dunque, ho fatto la scuola, i Righi. Hai fatto i Righi? Che fa 100 anni. Allora, io sono responsabile dell'organizzazione del centenario. Del centenario, facciamo perfetto. Dello spettacolo centenario. 15 perfetto. Dicembre, a Teatro di Celebrazioni, sarà uno spettacolo dove ricorderemo proprio. Quindi sei invitato anche però tu, ovviamente. Però non eravamo in classe insieme, perché sono molto più giovane. Lui è molto più giovane. Dunque, viva i Righi, salutiamo. Viva i Righi, viva 100 anni di dicembre. 15 dicembre, Teatro di Celebrazioni. Qui se andiamo avanti, c'è altri appuntamenti, non so, basta, finito. Adesso vado, lasciamo libero Franz Campi a Casalecchio, grazie. Ciao, grazie a tutti. Franz, grazie. Sono vicino a Michele D'Somma, che è il proprietario responsabile della gelateria Il Colibri, che è a Casalecchio. Ecco, allora, da quanto fa questo mestiere? È un mestiere che io ho intrapreso 8 anni fa, e dopo vari studi per intraprendere questo tipo di mestiere ho realizzato il mio sogno di aprire la mia gelateria a Casalecchio di Reno l'anno scorso, inaugurato il 16 di aprile. Ha parlato di sogno, significa una passione proprio? Assolutamente sì, io penso che come tutte le cose, come tutti i mestieri, bisogna avere una passione di fondo per portare avanti, poi quello che è dalla passione diventa la realizzazione di un qualcosa di concreto. Abbiamo il gusto questo anno Blue Cheese. Sì. Sono molto curiosa. Che è? Com'è? Già il colore mi ispira. Blue Cheese è un gioco di parole. Blue Cheese è un famoso formaggio che ha delle striature bluastre. Noi però, invece di usare quel tipo di formaggio, abbiamo fatto una cheesecake con l'alga spirulina, che gli dà un colore blu ed è un probiotico assolutamente naturale in sapore, e all'interno abbiamo fatto una infusione di rosmarino con una variegatura di marmellata di mirtilli e mirto, e il biscotto è alla curcuma, quindi giallo, blu e viola. Wow, allora tutta un'esplosione di colori. Bene, allora in bocca al lupo. Crepi il lupo, cara, grazie mille. Sono qui a Garden Bow in compagnia del titolare, che è Davide Beghelli. Buongiorno, buonasera piuttosto. Ciao, buonasera. Allora, qui c'è un gran movimento. Ho la fortuna di essere sulla piazza, davanti a tutti così. Oggi c'è un gusto particolare che lei presenta al concorso. Come si chiama? Sì, è più che un gusto, è una combinazione di due gusti, un po' per restare sul tema
dell'armocromia che è stato proposto in occasione di questa festa del gelato. E abbiamo uno yogurt greco, quindi molto acido, combinato con il gelato al melone, col melone fresco biologico che prendiamo qui nelle nostre campagne. E un bel accostamento sia dal punto di vista aromatico che al palato, soprattutto al palato. Colori bianco, giallo? Bianco e un giallo arancio tenue, tipico del melone fresco di stagione. Mi sembra molto buono, grazie, grazie molto. E poi in bocca al lupo allora. Crepi lupo, anzi viva il lupo! Ecco, siamo qui alla gioielleria Scevenini con la signora Minelli. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, buonasera. Adesso parliamo di un abbinamento particolare. Restiamo sempre nel settore del gelato, diciamo, però c'è una novità questo anno, questa un'iniziativa, diciamo, molto originale. Sì, visto che è la festa del gelato, abbiamo pensato di far abbinare un gusto un po' particolare, un gelato che si chiama Ugo, alla nuova collezione di orologi, quindi con quadranti molto freschi, orologi leggeri, orologi per, insomma, goderci un po' l'estate, ecco. E quindi il cliente, mentre assaggia questo gelato particolare, indossa anche un orologio così un po' diverso dal solito, via, con i quadranti particolari e questa leggerezza. La stessa cosa che le dà a mangiare un gelato, idea di estate, di leggerezza. Così ci è venuta questa idea. Adesso sono con Roberto Lobrano della gelateria Gelato Cult, che a Casalecchio, lo troviamo anche a Bologna e abbiamo anche scoperto che ha aperto una scuola. Esattamente, una scuola di gelateria, la Scuola Internazionale di Alta Gelateria, che si trova a Casalecchio in via Parini 1/5 dal 2021, ma in realtà è una scuola che è nata già a Torino nel 2018 insieme a un altro collega. È una scuola dove noi facciamo corsi sia per i professionisti che per gli amatori. Per quanto riguarda i professionisti, abbiamo tutta una serie di colleghi che vengono da tutta Italia a insegnare le singole materie, perché il gelato è una materia complessa, non è molto semplice. Allora Carlo Gaggioli, c'è la festa del gelato, c'è Casalecchio, ma c'è sempre il nostro pignoletto, c'è sempre il vino. Sempre il pignoletto, anche se col pignoletto vino fare il gelato non è facile, è difficile, però col mosto si riesce a fare un buon gelato. E due anni fa qui a Casalecchio una gelateria fece un gelato che piacque molto e credo che io li portai 6 o 7 bottiglie e le ho usate tutte. Poi non so come è andata a finire, se quest'anno lo fanno. Questa mi sembra una fiera di tutto tranne che del gelato, però no, parliamo del gelato. Anche se col vino il freddo non va molto bene perché è traditore, anche un vino non ottimo, se te lo danno gelato non riesci a capire, quindi il vino va bevuto alla giusta temperatura, eccoci, mai esagerare col freddo. Ecco. E c'è il pignoletto su tutto, poi giriamoci lì così vediamo anche... Però questo pignoletto di OCG, c'è un territorio da valorizzare, così? Certo, certo. Io credo, mi sembra che il consorzio in questo periodo, in questi ultimi mesi, abbia preso una buona direzione. Perché quello che però ci deve convincere che dobbiamo fare unione, unirci tutti, allora facciamo la forza, se no uno da solo non ci riesce. Quest'anno poi abbiamo avuto la fortuna che i pignoletti sono stati premiati. Io ho avuto i 3 bicchieri nel pignoletto superiore e ho avuto come miglior vino questo ha vinto i 3 bicchieri. Sì. E invece il pignoletto frizzante su 8.000 bottiglie che hanno esaminato di vini è fra i 100 migliori vini per piacevolezza. È quello che mi interessa di più, perché il vino deve piacere, non solo essere buono per me. Quindi piacevolezza nel frizzante, qualità eccelsa nel fermo. Io lo dedico ai Colli Bolognesi, credo che se lo meritano e quindi sono contento. Grazie, grazie a Carlo Gaggioli, lasciamo la festa e la musica. Va bene, grazie. Da Casalecchio di Vino. Per le vostre trasmissioni e anche per il rosetto, pignolette rosa romana. Assolutamente, l'ultima puntata di Obeia, così. Grazie, andiamo avanti.
Casalecchio di Reno, Sergio Finelli, continuiamo a girare, andare. Qui siamo in un bellissimo comune, una bellissima cittadina alle porte di Bologna, che è Casalecchio di Reno, tanta storia anche qua. Mentre riparte la musica, che è un sottofondo, ma le persone sentono bene. Certo, vai. Sì, Casalecchio magari apparentemente non rientra nelle rotte tradizionali del turismo, che sicuramente si concentra su Bologna. Però già alcune caratteristiche di Bologna le riporta, quindi tracce di presenze etrusche, romane, e questa era la strada che portava la Toscana a Fiesole, quindi era già un percorso piuttosto frequentato e sicuramente Casalecchio era una tappa. Forse però l'aspetto storico più interessante è legato proprio al suo nome, Casalecchio di Reno, da qui passa il Reno. Bologna nella sua fondazione romana prudentemente si era tenuta a una equidistanza da Reno e Savena, ma quando cominciò a crescere in maniera così prorompente, così veloce, si accorse che l'acqua serviva, era necessaria. E quindi vennero fatte delle imponenti opere di derivazione sia a est, quindi Savena, ma soprattutto dal Reno, dal fiume Reno, la chiusa del Reno, che è poco lontana da qua, rappresenta un'opera di ingegneria clamorosa. Già nel XIII secolo, mentre Bologna cresceva, era una delle città più importanti d'Europa, fecero arrivare l'acqua al canale di Reno, che poi dava l'energia da allora ai mulini per utilizzati con tante funzioni. Ma un'altra cosa, secondo me molto carina, molto interessante, legata a Casalecchio, e visto il periodo è di grande attualità, è che c'è stato un periodo, fine 8, primi del Novecento, che Casalecchio era una specie di luogo di villeggiatura, quindi a Casalecchio i bolognesi venivano in vacanza. Prima di arrivare alle Riccione, alle Milano Marittima, a Cortina, prudentemente ci si fermava a Casalecchio, quindi si prendeva il tram a vapore da Piazza Malpighi e i mariti salutavano le mogli con i bambini che salivano a bordo del tram e percorrevano la strada che li portava a Casalecchio. Cosa c'era a Casalecchio? C'era il mare, il Lido di Casalecchio, sfruttando appunto l'acqua del fiume, un tempo in passato balneabile, adesso non è più balneabile, ma un tempo ci si tuffava anche nel Reno, e c'erano le colline, c'era la salita dei Bregoli per andare a San Luca, quindi c'era questa doppia possibilità, ma acqua e montagna. Si erano creati tanti hotel anche molto importanti, molto frequentati. Giosuè Carducci era assiduo di Casalecchio, tanta gente veniva a fare le passeggiate a Casalecchio, era veramente un luogo molto molto frequentato. Ed è molto bello che adesso sia stato riaperto il Lido di Casalecchio e quindi si stiano rivivendo, con la mentalità dell'uomo ormai scafato del XXI secolo, si stiano un po' rivivendo le antiche atmosfere che avevano fatto di Casalecchio questa piccola chicca, questo piccolo luogo di villeggiatura dei bolognesi. Bene, grazie a Sergio Finelli. Tra l'altro possiamo già annunciare che l'ultima puntata di questa stagione di Obeia, faremo un bellissimo giro in una Bologna nascosta, non conosciuta. Certo, certo. Però non anticipiamo nulla, perché troverete in onda. Così la guardano anche. Certo, andremo alla scoperta di alcune caratteristiche, luoghi un po' particolari. Non diciamo niente, tutto molto tranquillo e sereno, però sempre con Sergio Finelli, grazie Bologna Discovering, la possibilità di vedere, di raccontare questo territorio. Grazie a voi. Noi andiamo avanti, non ci fermiamo. Certo, anche la musica, certo, prosegue, anche la festa, e migliaia e migliaia di persone qui in questa nostra postazione in via Marconi, Casalecchio di Reno, per la festa del gelato. Davvero ci stanno sfilando migliaia e migliaia di persone davanti, e così vedono anche la postazione, magari qualcuno si fa inquadrare, qualcuno ha salutato dalle tue spalle mentre stavi parlando. Insomma, è il bello di fare la televisione, certo, e farla, certo, in strada. On the road, on the road. Ma è irresistibile, è magnetico questo schermo. Noi andiamo avanti, grazie. Allora, la festa continua questa festa del gelato qui da Casalecchio di Reno in via Marconi, dove abbiamo passato questa serata insieme.
Vi abbiamo raccontato, abbiamo incontrato davvero tantissimi protagonisti in queste puntate di Obeia, dove davvero sono tantissimi gli ospiti che si alternano davanti alle nostre telecamere. La serata va avanti qui, come sentite, però noi fermiamo questa nostra trasmissione, questa nostra puntata di Obeia così speciale. Abbiamo fatto qualcosa prima, c'era luce, poca luce, tanta gente, poca gente, ma in realtà sono passate davvero migliaia e migliaia di persone anche qui nella nostra postazione. Un ringraziamento a tutti quelli che sono passati, un ringraziamento al nostro regista Gabriele De Conto, alle immagini, anche le riprese di Massimiliano Ceccardi, grazie anche a Sandrine Lasserre. Grazie a tutte le persone che ci hanno voluto accompagnare, vi abbiamo raccontato non solo per un valore di attività, di impresa, di commercio, ma di artigiani, di tanti prodotti belli, insomma davvero per raccontarvi un territorio e chi tiene a questo territorio, ricordando sempre anche il valore sociale che hanno le attività che lavorano. Abbiamo incontrato davvero tanti personaggi, grazie davvero a tutti. Obeia torna mercoledì sera nel suo orario consueto e normale con una bellissima sorpresa, perché vi porteremo in giro e a spasso per Bologna. Grazie davvero a tutti e da Casalecchio di Reno, festa del gelato, dalla nostra postazione on the road, il saluto davvero a tutti e una buona serata. Apri la tua azienda in totale tranquillità, avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna.